Ma allora perché questa enfasi sullo spostare il focus dai sintomi e se combattere contro i sintomi e avere questo obiettivo primario non funziona nell'ottenere esattamente quello che desidero, che cosa devo fare? Impara a disimparare il dolore su basi rigorosamente scientifiche. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, fai un check qui sotto nel box informazioni per tutte le risorse gratuite e per tutti i percorsi investimento che metto a disposizione da anni. Condividi questo e tutti gli altri video delle playlist con altre donne che non conoscono questo approccio e che pensi potranno trarre beneficio da queste semplici informazioni ed esercizi completamente gratuiti. Ciao, anima bella, sono sempre Elena di Elena Tione Healthy Life Coach. Molto spesso durante i miei corsi, nei miei programmi, ricevo e nei miei commenti sotto tutti i miei social, molto spesso anche qui su YouTube, le donne mi chiedono, scusami, ma se l'obiettivo non è quello di mandare via i sintomi, nel momento in cui io faccio questo tipo di percorso, è ovvio che io vengo qui per risolvere, per guarire, eccetera, eccetera. Ma allora perché questa enfasi sullo spostare il focus dai sintomi e se combattere contro i sintomi e avere questo obiettivo primario non funziona nel ottenere esattamente quello che desidero, che cosa devo fare? Questo è un tema che ho già affrontato più volte qui sulla Mindbody Coaching TV. Qui sotto nel box info trovi tutte le playlist con tutte le spiegazioni e gli strumenti concreti da usare per allenarti per disinnescare il meccanismo della cronicizzazione del dolore e della sensitivizzazione del sistema nervoso autonomo, che è responsabile della cronicizzazione del dolore, questo su basi rigorosamente scientifiche. Oggi rifacciamo un reminder, un Healthy Mindbody Reminder su questo tema. Resta quindi fino alla fine del video perché sono informazioni essenziali che hai bisogno di fare tue e poi di allenare se vuoi davvero andare alla radice dei tuoi sintomi, dolore pelvico, altri tipi di dolore cronico, stress, iperansia e quant'altro. E creare davvero la vita che vuoi. Prima però di entrare nel vivo del tema di questo video, ti raccomando di iscriverti al canale, mettere un bel like al video e attivarti la campanella delle notifiche in modo da essere sempre aggiornata con ogni nuovo caricamento. Il sollievo ora è assolutamente fattibile e devi comprendere come funziona questo tipo di dolore, specialmente se sei una di quelle donne che ne soffre da tanti anni, che ha fatto 300 miliardi di percorsi, magari anche ha avuto un sollievo nel momento, ma non ha risolto completamente o del tutto, ha delle ricadute o hai il terrore che possa tornare in un modo o nell'altro. Devi stare sempre attenta a quello che mangi, quello che bevi, perché te l'ha detto la TV, perché te l'ha detto XYZ che non conosce le basi fisiologiche di come funziona il dolore cronico, perché te l'ha detto questo, questo, quest'altro, perché te lo dice la tua Lisa, ma le tue paure, se mangio questo allora succederà quest'altro, se faccio questa attività allora succederà quest'altro. Questo lo spiego molto dettagliatamente nel mio ebook gratuito Kickstarter Benessere che puoi scaricare sempre qui sotto nel box info. Fai un check, ci sono tutte le basi essenziali per dire addio ai tuoi sintomi e riprenderti la tua vita su un livello ancora migliore. Iscriviti al canale e metti un bel like a questo video. Quindi ci vediamo tra pochissimo con il vivo del tema di questa nuova videopillola qui sulla Mindbody Coaching TV. Stress and pain free. Liberati dal dolore, liberati dallo stress e crea davvero la vita che vuoi su basi rigorosamente scientifiche e creando le tue giornate, la tua realtà secondo le tue regole. Ti sei mai trovata a utilizzare in maniera frenetica i Mindbody Tools
per cercare di mandare via i tuoi sintomi e il tipico scenario è questo. I tuoi sintomi all'improvviso hanno un'impennata, però tu conosci il metodo, sai come funziona e quindi questa volta non vai in panico. Fantastico. Decidi invece di inspirare e espirare, tuffarti dentro il tuo corpo, fare la corretta processazione emozionale, chiedendoti, mi chiedo che cosa sto provando emozionalmente dentro il mio corpo, e cominci a tracciare e nominare le sensazioni dentro il corpo. E di fatto fai dei progressi e cominci a sentire alcune emozioni imbottigliate nelle varie fibre muscolari. Ottimo, meraviglioso, ma il tuo dolore non va via. I sintomi non accennano affatto a diminuire. E quindi prendi un altro mind body tool, fai un altro esercizio con lo scopo di eliminare quei sintomi, eliminare quella ricaduta. E nemmeno il tool successivo funziona, vale a dire riduce o annienta i sintomi. Ok, allora utilizzo un altro tool ancora e nemmeno questo funziona. A quel punto diventi talmente tanto sconvolta e la frustrazione monta talmente tanto o cadi completamente in panico o lasci perdere e corri alle solite soluzioni che non funzionano. Questo che ho appena descritto è l'errore più comune che fa la stragrande maggioranza delle donne quando comincia a utilizzare un approccio mind body per ottenere sollievo dal dolore pelvico, perché ancora non ha incamerato il punto centrale. Qual è il punto centrale? Che devi togliere il focus dai tuoi sintomi e quindi devi togliere il focus su voler mandare via i sintomi, perché voler mandare via i sintomi significa dare energia ai sintomi. Moltissime cercano di usare gli strumenti mind body nello stesso identico modo come userebbero una procedura, un medicamento, un farmaco, una ennesima crema, un nuovo trattamento, si sottopongono a studi, contro studi, valutazioni, controvalutazioni. Utilizzano qualsiasi cosa con l'obiettivo esclusivo di voglio che questo sintomo vada via ora, istantaneamente, ed è proprio questo il problema. Se hai letto Kickstarter Benessere e i libri di Sarno, sai che questo tipo di dolore si alimenta proprio dell'attenzione sui sintomi e che i sintomi sono un potentissimo decoy che ti distrae dalle tue energie emozionali. Per questo motivo, utilizzare qualsiasi cosa per combattere contro e mandare via i sintomi non fa altro che alimentarli, e il cervello capisce che sono ancora ottimi decoy, ami, esche, distrattori totalmente efficaci che funzionano per distrarti dai contenuti emozionali corporei, e quindi continua a produrli, perché se non funzionassero più i sintomi non avrebbero più ragione di esistere. E questa è la dinamica, il funzionamento della TMS pura, così come descritta dal dottor John Sarno. C'è una meditazione qui sulla MindBody Coaching TV e ti invito a usarla più volte al giorno per entrare nel funzionamento di come si struttura questo tipo di dinamica, come si autoalimenta il dolore e quindi come disinnescarlo. Ok,
I MindBody Tool non funzionano come prendere una pasticca, una pillola, una supposta, fare una procedura, fare una manipolazione. Cercare di usare qualsiasi cosa in questo modo non fa altro che rinforzare gli schemi che vuoi invece cambiare. Rinforzano il sintomo come efficace distrattore dalle tue emozioni. Senza menzionare il fatto, ormai tantissimi anni, migliaia e migliaia di donne ormai, sfioriamo il milione, che gente che ha fatto di tutto e non funziona nulla. Perché si utilizzano tutte queste cose con l'esclusivo obiettivo di cancellare il dolore. Questo denota una fondamentale ignoranza da parte dei professionisti del settore su come funziona veramente questo tipo di dolore e come aiutare le persone a disinnescarlo allenandosi con strumenti specifici. È ovvio che quando abbiamo dolore, la nostra naturale tendenza è quella di cercare di capire cosa c'è che non va e aggiustare il problema. Il punto è che tu non sei rotta e non c'è niente da aggiustare, funzioni perfettamente. È ovvio che vogliamo star meglio e rivogliamo indietro le nostre vite, vogliamo sentirci meravigliosamente bene. Chi vuole stare male? Ha totalmente senso. È che tutto questo cercare di capire, focalizzarsi sui sintomi, la frustrazione, il rancore e il terrore che vanno insieme a tutto questo non solo sono 100% controproducenti per alleviare qualsiasi tipo di dolore, ma ti bloccano dalla cosa fondamentale, la connessione con il tuo corpo e con la saggezza del tuo corpo. E su questo punto vado in profondità nel mio programma in 3 mesi, 12 settimane di full immersion, vincere il dolore femminile, perché se non si capisce questo punto si avranno risultati scarsi, parziali, nulli e si avrà l'idea che da questo tipo di sindromi è impossibile uscirne. Ed è quello che succede alla stragrande maggioranza delle persone che non comprende il meccanismo e che quindi molla prima del tempo e che vuole utilizzare gli strumenti o qualsiasi altra pratica contro il dolore. Lo ripetiamo di nuovo, qualsiasi cosa che va contro un qualcos'altro alimenta questo qualcos'altro. Usare gli strumenti MindBody per eliminare i tuoi sintomi sul momento fa una sola cosa: mantiene il tuo focus, la tua attenzione, la tua preziosa energia vitale bloccata sui sintomi, quindi li alimenta. Questo è il modo più sicuro per tenerli attivati. Non fraintendermi, gli strumenti MindBody e le altre procedure, spesso, gli strumenti MindBody molto spesso anche, danno un momentaneo sollievo, ma questo non accade sempre ed è per questo motivo che cercare nervosamente di utilizzare lo strumento giusto per eliminarli con il tempo ti porta a ancora più fight or flight, ancora più frustrazione e rinforza il meccanismo sintomatico. È come fare un giro a vuoto nel cosiddetto gioco dell'oca. Quindi la domanda è: se cercare di eliminare i miei sintomi non funziona, che cosa funziona allora? Cosa devo fare? Ne parleremo in un prossimo video. Resta sintonizzata sul canale per avere ancora più informazioni specifiche, input e materiale con cui allenarti per ottenere sollievo ora e concentrare tutta la tua attenzione nel creare la vita che vuoi. Se ancora non l'hai fatto, ti invito caldamente a iscriverti al canale, mettere un bel like a questo video
attivarti la campanella delle notifiche per restare aggiornata con ogni nuovo caricamento.